Ciao a tutti, rieccoci ad Arte e alla nostra fantasia per creare qualcosa di nuovo. Stavolta proviamo a utilizzare una tecnica molto antica, che è quella dello sbalzo su una lastra di metallo, e utilizzeremo delle lastrine di alluminio che da un lato hanno il colore rame, quindi hanno un dritto color rame e un rovescio color alluminio. Utilizzeremo una sola di un pacco da 12, che costa circa 12 euro, quindi una lastrina ha un costo, diciamo, approssimativo di 1 euro, che è più o meno il costo totale che avrete, perché il resto del materiale sono più o meno cose che si trovano già in casa. Quindi vediamo un po' l'occorrente per questa attività, che è molto divertente. Provato con i miei alunni e abbiamo risparmiato, dividendo ogni lastrina, che è 20x30, in due, e quindi con lastre più piccole 15x10 il costo è stato di soli 50 centesimi. Quindi vediamo un po' che cosa ci serve. Innanzitutto, oltre alla nostra lastra, un foglio di carta da lucido, quello che si usa per le carte geografiche quando si ricalcano un po' i contorni. Poi dello scotch di carta, ma va bene anche dello scotch normale se non ce l'avete. Poi ci serve una superficie un pochino morbida, perché per fare lo sbalzo occorre appunto che ci sia qualcosa di morbido sotto la lastra. E quindi, se usate mezza lastrina, va bene ad esempio un tappetino del mouse del computer, oppure va benissimo anche uno strofinaccio pulito piegato in quattro, di quelli da cucina, insomma. E poi una penna biro, cioè una penna sfera qualsiasi, tipo Bic per intenderci, un cucchiaino da caffè, del quale useremo il manico per fare, diciamo, le parti un pochino più grosse. Ah, naturalmente serve il nostro disegno, un disegno di partenza che creeremo il più possibile stilizzato, cioè con linee semplici e con contorni molto ben definiti. Questo è il mio disegno, cioè dei fiori stilizzati. E con un bordino ho fatto una piccola cornice a puntini, perché i puntini vengono bene nella lastra di rame. Metteremo sopra il nostro disegno un foglio di carta da lucido e lo fisseremo con 4 pezzettini di scotch. A questo punto, ecco, ci serve anche un lapis e in questo caso anche un righellino, perché ci sono le linee proprio dritte. E andremo a ricalcare semplicemente tutti i contorni del nostro disegno. Quindi, con pazienza, la parte più difficile sarà stata inventarlo, il disegno, copiarlo. Adesso lo dobbiamo semplicemente ricalcare. Questo è quindi il foglio di carta da lucido con il mio disegno al lapis. Perché la carta trasparente? Perché ci dà la possibilità di capovolgerla, cioè invertirla, e vederla dalla parte dietro, in quanto sulla lastrina si lavora sempre sul retro. Allora, avendo usato la lastra più grande e per avere una superficie appunto abbastanza morbida sotto, ho utilizzato una tovaglietta all'americana liscia, di un materiale morbidino e liscio, e l'ho messa capovolta, quindi sul retro, per essere sicura di non sciuparla. Su questa ho messo il mio strofinaccio, in questo caso piegato solo in due, perché mi sono resa conto che usando la lastra intera e non a metà come avevo fatto con la mia classe, e allora appunto mi serviva un piano d'appoggio un pochino più grande. Su questo strofinaccio appoggio la mia lastra dal rovescio, quindi vediamo qui il lato di dietro, che è quello in alluminio, diciamo grigio argento.
A questo punto dobbiamo mettere sopra la lastra il nostro disegno fatto sulla carta da lucido, sempre a rovescio, quindi capovolto. Per essere sicura che sia capovolto, io l'ho anche firmato e quindi il mio nome sta al contrario. Fisso tutto sempre con i quattro pezzettini di scotch e adesso utilizzerò la penna. Alla fine poi ho scelto di usare una penna rossa per farvi vedere meglio dove ripasso con la penna. Può essere di qualsiasi colore, questo non influisce sul lavoro finito. Quindi ho iniziato a tracciare il rettangolo aiutandomi con il righello, poi ho fatto tutti i puntini intorno e quindi vado a ricalcare con la penna con una leggera pressione della mano. Quindi non deve essere eccessiva questa pressione, però abbastanza decisa. Il lavoro va avanti con accuratezza fino a completarlo. Quindi tutte le parti, compreso il nome al contrario, saranno stati ripassati. Adesso entra in gioco il cucchiaino, perché con il manico andrò a schiacciare le parti un pochino più spesse del mio disegno. Devo stare attenta a non andare fuori dal bordo tracciato dalla penna, altrimenti è come se sbavassi e si perde la forma. E questo è il lavoro finito. Vedete, ci sono alcune corolle che hanno il bordo ripassato. Se la penna ha macchiato un po', non importa, perché questo rimarrà sul foglio lucido e non sul nostro lavoro. Ed ecco il rovescio della lastra, che già è molto interessante, però non vediamo le forme che sporgono, bensì le vediamo incavate. Giriamo quindi ed ecco finalmente il dritto del nostro lavoro, l'opera finita. Vi faccio vedere anche qualche dettaglio, qualche particolare. Sembra cesellato proprio da un bravo orafo, e invece vi assicuro che è un lavoro molto semplice, alla portata di tutti. Questa è la mia firma e vedete anche i puntini come sono graziosi, fatti semplicemente con la penna biro, vengono tante piccole semisfere. Abbiamo fatto qualcosa di bello in poco tempo con poca spesa e soprattutto una tecnica che non si utilizza tutti i giorni, però se ci si prende gusto è veramente un lavoro simpatico da fare. Quindi io vi ringrazio, vi do appuntamento al prossimo video. Vi raccomando, mettete un like se vi è piaciuto e iscrivetevi se ancora non l'avete fatto. Grazie e alla prossima. Un bacio.